tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Nel video di qualche settimana fa vi feci vedere la palette verde della collezione di Shiglam dell'oroscopo e vi dissi che appunto avevo anche questa lilla. Visto che alla fine questa lilla è quella che è andata super virale, mi sono detta perché non farvi un make up anche con questa. Come per quella verde, l'illustrazione è veramente veramente bella. L'artista, se vi può interessare, è Marina Miranova, che non so come mai non sia menzionata da nessuna parte questa la palette. E questo è l'interno della palette. Questa, raga, è la palette di mia mamma e direi che questo colorino l'ha apprezzato particolarmente, tanto da farci già il buco. Quindi mi sa che magari lo andremo a perlomeno swatchare per vedere di che cosa si tratta. So di per certo che voglio andare a fiondarmi su questi glitter perché sono tipo lilla turchesi, mi ispirano un sacco, ovviamente. Mi sono avvicinata, ho applicato un primer occhi e come primo colore vado con un pennellino a punta a prelevare credo Explorer, ovvero questo viola super scuro. Appena toccata la cialda, super pigmentata, quindi già ci piace. E credo oggi di voler andare a creare un Halo Smokey Eyes, perché non ne faccio spesso, cioè non ne faccio tanti in realtà, quindi per cambiare un pochino può starci. Controllo che si sia asciugato il primer. Oggi ho utilizzato la rugiada di Neve Cosmetics e come sapete è abbastanza liquidina e se non la lasciate stare bene potrebbe andare a creare qualche macchietta, che non è assolutamente ciò che vogliamo. Direi che la pigmentazione... cioè, ad ora con un pennellino un po' più ampio a prelevare Wanderlust, il viola sempre più scuro però un po' più chiaro di quello che abbiamo appena applicato. Anche qui appena appoggiato e wow. E lo utilizzo per andare a sfumare il viola che ho messo prima. Essendo un halo vado a riprelevare il colore che ho messo prima nella parte più esterna e lo vado ad applicare nell'angolo interno. Vado ora con, non so se andare con Humor o con Stretch Shooter. Penso con Humor, dai, che è un po' più chiaro, per continuare la sfumatura. Sembra che sia venuta una cosa strana, che ovviamente da lì si vede mille volte di più, però adesso andremo a sistemare tutto. Andiamo a swatchare questi due colorini, ovvero Wild and Free e Optimism, ovvero i glitterini. Allora questo è quello scavatissimo e devo dire che è molto bello. E vabbè, questi sono i glitter, ci gustano. Eccoli qui swatchati. Ovviamente i glitter a me swatchati non mi fanno mai impazzire, perché beh, trovo che non swatchino mai troppo bene. È sempre meglio vederli su una base appunto per glitter. Quindi la mia idea, raga, era quella di andare ad applicare Wild and Free sulla parte centrale nell'angolo interno e come topper i glitter, soltanto però sulla parte centrale. Vediamo un po' se ci può stare come idea. Raga, da stare un sacco attenta, è talmente morbido come penne che tipo ti resta in mano. Ovviamente visto che è andato un sacco qui vado a reintensificare con il viola scuro. Credo che per quanto riguarda l'angolo interno andrò una volta finita la base, perché altrimenti non ha troppo senso. Scusate mille rumori, devo tenere però il balcone aperto perché ci sono le porcelle che devono uscire. E questo e la sera sono tipo gli unici due orari in cui escono, perché al pomeriggio c'è troppo caldo per loro. Comunque sono andata anche a pulire la situa qua sotto. Direi che possiamo anche passare ai glitter. Vado quindi ad applicare un po' della mia base glitter. Sfumo sempre con il pennello che ho utilizzato prima. Oddio, forse ne ho messo un po' troppo a sto giro. Adesso che ce l'ho nuova non riesco più a regolarmi perché è bella liquidina. E vado ad applicare i glitterozzi. Questo è il risultato. Vado a fare lo stesso nell'altro occhio, vado a fare la base e noi ci rivediamo dopo per mettere un illuminante un po' particolare e le considerazioni finali, ma penso che si sia già capito. Eccomi tornata a look terminato. Alla fine nell'angolo interno ho applicato Wild and Free, come ho utilizzato per la base nei glitter, e sulle labbra ho utilizzato la combo Instant Matte Liquid Lip Color di Kiko nella colorazione 09, questo qui violettino freddo, e Shine Shine Shine, il gloss trasparente di Essence. Come vi avevo spoilerato, andremo ad applicare insieme questo spray, che lo definiscono come spray and set, quindi setting spray, però secondo me potrebbe essere un pochino eccessivo, perché non so se lo percepite, ma è tutto glitterato. Questa è la versione multichrome con glitterini rosa, lilla e azzurri. C'è anche quello con solo glitter azzurro che mi ispirava tantissimo. Quello caldo con glitterini doratini, sempre a base chiara. E quello bronzato. Io lo volevo utilizzare come illuminante. Sarà difficile perché è in spray. Vediamo, cioè io ho paura. Non so se tipo mi va a rovinare tutto il trucco. Secondo me da corpo è pazzesco. Andiamo a vedere il viso. Voglio provare a concentrarmi in queste zone, ma la vedo molto dura. E dopo essermi fatta il bagno, bella
alla fine sono riuscita forse a non metterlo in fronte. Direi che sì, sono piena di glitterini anche dove non li volevo, ma va bene così. Come vi dicevo, sì dai, se penso che questo sia un po' detto, o se volete il viso ricoperto di glitter o da corpo. Ah, comunque della Wine, se vi può interessare. Considerazioni finali sulla palettina. Raga, top. Ottima pigmentazione, ottima sfumabilità, ottimo prezzo perché costano tipo 6 euro l'una. Per quanto riguarda i matte, sì, vabbè, raga, non è la classica formulazione mega burro, però la pigmentazione c'è, la sfumabilità pure. Il fallout un po' anche. Avete visto che ne avevo un pochino qua, soprattutto quando ho applicato il viola più scuro, ma contate che alla fine l'ho anche molto picchiettato. Poi vabbè, io faccio sempre la base dopo, quindi non c'è problema se fate la base prima, mi raccomando, cipria, e così non andate a fare dei danni. Questo era tutto per il video di oggi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo look. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video. Vi ricordo come al solito di andare a dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì troverete tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao.